Io la vedo così, l'ambiente è come prendersi cura della propria persona, cioè nel senso, è un ambiente curato, un ambiente pulito ti fa star bene, capito? Non solo, non lo fai solo per te, ma lo fai per l'intera comunità. Mani che scavano nel fango, che si fanno strada fra i cespugli per ripulire parchi e giardini. Un aspetto imponente che, in realtà, nasconde una persona timida che fa i conti ogni giorno con il suo passato. Emiliano, 48 anni ed un debito con la giustizia da saldare, da 3 mesi sconta una pena alternativa, volontariato ambientale. Una grande occasione, forse l'ultima, per tentare di ritrovare la strada smarrita della legalità e del rispetto verso il prossimo. In passato ho avuto brutte esperienze, per dire, ho recato danni a persone, quindi questo, ho colto questa occasione tramite anche mia ricerca di poter far tornare qualcosa indietro. Qui alla Gulliver ho trovato persone molto, diciamo così, di cuore, disponibili e altruiste. Siamo a Pesaro, argine del fiume Foglia. Il progetto che lo vede protagonista si chiama Prendersi cura del bene comune. È organizzato dalla Onlus Gulliver in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'ufficio esecuzione penale esterna di Ancona. Il valore rieducativo della pena trova dunque applicazione nel volontariato, ovvero nel mettersi a disposizione degli altri per tenere pulito l'ambiente, la nostra casa comune. Abbiamo messo in campo questo progetto che vede i nostri volontari protagonisti nella pulizia di parchi cittadini, piste ciclabili, giardini delle scuole e altri ambienti comuni. Quindi volontari con persone che devono scontare delle piccole pene, parliamo di persone che hanno avuto una pena per cui è stato d'ebbrezza o per piccoli problemi che hanno avuto durante la loro vita. Queste persone rimangono in Gulliver da 15 giorni, 20 giorni, anche qualche mese. Un'iniziativa che va oltre il servizio di pulizia, oltre l'indossare giacche stivali per lavorare nell'erba, oltre lo scontare una pena. È un'iniziativa che vuole arrivare al cuore delle persone, alle loro coscienze, per far comprendere il vero valore degli spazi verdi e del patrimonio ambientale comune. I volontari e coloro che hanno avuto problemi con la giustizia si mettono a disposizione della comunità per dare un segnale. Avere una città più verde, una città più pulita è un messaggio di accoglienza, no? Quando un posto è pulito è più difficile anche avere il coraggio di buttarci una bottiglia, una lattina o solamente un pezzo di carta. Non solo giustizia riparativa, Gulliver ed il comune di Pesaro offrono la possibilità di prendere parte all'iniziativa anche a giovani volontari, italiani e stranieri, come Salomè, che dalla Francia è arrivata in Italia per svolgere il servizio civile europeo. Sono molto felice di aiutare con questo progetto perché per me è molto importante di aiutare la comunità l'ambiente, la naturalezza. Come un fiore, dalla terra di un parco può nascere anche una vita, o rinascere, perché partendo dalla tutela dell'ambiente, di questa entità unica, straordinaria ed irripetibile che ci accoglie, si può arrivare ad imparare l'importanza del rispetto verso il prossimo.